Importante questo incontro per quale motivo? Perché abbiamo messo appunto a fuoco gli interventi per il 2023, evidenziando anche quelle che sono le diciamo, priorità, ma poi anche cercando di approfondire alcuni temi come quelli legati al poligono del Giappone che ritarderanno gli interventi su alcuni tratti specifici, nel nostro caso del torrente Resco, quindi le frazioni di Matassino e Baggio. A tal proposito abbiamo anche ritenuto opportuno una campagna di informazioni proprio affinché il cittadino sia consapevole della famosa tassa che paga ogni anno sulla bonifica dei corsi d'acqua, in che modo vengono fatti i lavori e programmati. Quindi realizzeremo anche degli incontri nelle frazioni proprio per spiegare queste operatività e il programma dei lavori.